Queste coste, tanto ben preparate per il commercio e l'industria, questi fiumi profondi, questa inesauribile vallata del Mississippi, questo intero continente apparivano come la culla vuota di una grande nazione. Là, uomini civili dovevano cercare di edificare una società su nuove fondamenta e applicare per la prima volta teorie sconosciute o reputate inapplicabili, dando al mondo uno spettacolo al quale tutta la storia non l'aveva ancora preparato. La citazione che vi ho appena letto è Dalla democrazia in America, libro di Alexis de Tocqueville. E questa che facciamo questa sera è la storia di due viaggi. Il primo è quello che Alexis de Tocqueville fece tra il 1831 e il 1832 negli Stati Uniti. Un viaggio di 10 mesi che ha dato vita a un libro ricco e articolato, quello che tengo in mano e che trovate anche fuori dalla sala. Ma è anche un viaggio nel futuro, un viaggio che Tocqueville fece nel destino fondamentale dei sistemi democratici. È stato lui a venirci a trovare prima che lo facessimo noi. Ha visto alcune cose che lo hanno affascinato e altre che l'hanno terrorizzato. Ha voluto avvertirci. Da giovane, Tocqueville lo avevo un po' ignorato. Pensavo fosse noioso. A parlare è Michel Houellebecq, autore delle Particelle elementari e di Sottomissione. Poi l'ho riletto, mi sono fatto conquistare dalla sua bella prosa, dal suo tono elegante, dalla punteggiatura magnifica. Ma soprattutto sono rimasto colpito dalla fotografia che ha scattato del suo futuro, cioè di come ha visto noi. Il était foudroyant, è stato fulminante. Alexis Charles Henri Clairel de Tocqueville nasce nel 1805 in Normandia, in un'antica aristocratica famiglia normanna. Il castello della sua famiglia, che è di grande bellezza, sta a pochi chilometri dalla Manica, tra l'altro in un punto che appartiene a quell'area della Francia dove nel 1944 gli alleati sbarcarono per liberare l'Europa dal nazifascismo. Ed è un piccolo gioiello ricoperto di edera in un angolo quieto della provincia francese. La famiglia Clairel de Tocqueville era una antichissima famiglia legata ai Borboni, dunque apparteneva a uno dei ranghi più alti dell'aristocrazia francese. I genitori di Alexis evitano per un soffio la decapitazione durante il terrore nel 1794. Tocqueville avrà sempre memoria della violenza rivoluzionaria che aveva sfiorato la sua famiglia, però la sua posizione, come adesso vedremo, non è quella di un legittimista monarchico, è più complessa. Gli eventi di cui parliamo oggi si svolgono in un'epoca peculiare della storia francese. Sono passati quasi 50 anni dalla rivoluzione. È dunque possibile cominciare a ragionare a mente fredda di un evento che ormai si collocava nel passato, senza gli eccessi di chi lo considerava santo, l'inizio della storia in qualche misura, né viceversa di coloro che lo consideravano un evento tragico e assolutamente orribile, un tradimento addirittura compiuto da dei rivoluzionari nei confronti del re e soprattutto nei confronti di Dio. E in fondo tra
Questa posizione e l'altra è qui che troviamo la posizione mediana, se così la vogliamo chiamare, di Tocqueville. Un aristodemocratico, potremmo chiamarlo, chissà cosa ne penserebbe. Diciamo che però per origini familiari non aveva nulla in comune con i giacobini, ma che però giudicava ormai un fatto acquisito la rivoluzione, irrinunciabile, e soprattutto il sistema che la rivoluzione aveva tumultuosamente fatto vedere la luce in Francia allora. Nessuna possibilità per Tocqueville di portare indietro le lancette della storia, nessuna illusione sulla sopravvivenza dell'ancien régime. La nostalgia in politica non serve a niente. Eppure possiamo immaginare che cosa disturbi nel profondo Alexis. È l'immensa scenografia del potere che la rivoluzione si era portata con sé, segno visibile del fanatismo che l'aveva animata. La grande ghigliottina che disegna Jan alla mia sinistra, che aveva troneggiato in quella che noi adesso chiamiamo Place de la Concorde, perché al tempo si chiamava Place de la Révolution. L'odore del sangue, il culto dell'essere supremo, che era nient'altro nelle feste rivoluzionarie che un surrogato posticcio dell'antica religione francese, il cattolicesimo e il cristianesimo, bandito dall'ateismo di Stato. Cercate su internet un filmato, è Mireille Mathieu che canta la Marseillaise. 200 anni dopo, nel 1989, in piena epoca mitterrandiana, la Marseillaise, lo sguardo mistico, quasi assente, di Mireille Mathieu è lo sguardo di tutti i rivoluzionari di ogni tempo. Ha un fascino che ha un nome, fanatismo. La nostra storia sta per cominciare. Nel 1831 Tocqueville è da 4 anni un giovane giudice ed è il governo francese a chiedere a questo aristocratico di talento di visitare la giovane nazione americana. Dovrà investigarne il sistema penitenziario che allora in Francia, il sistema penitenziario americano, era considerato un sistema innovativo e dunque da studiare e potenzialmente da copiare. Dovrà capire come funziona l'amministrazione della giustizia. A fare questo viaggio però non è solo, con lui c'è un amico e collega, Gustave de Beaumont, anche lui un aristocratico di idee non distanti da quelle di Tocqueville. Tocqueville accetta, partirà per l'America. L'America nel 1830 è una giovane nazione. Gli Stati Uniti sui quali si affaccia di Tocqueville li vedete nella mappa che Jan disegna alla mia sinistra. L'espansione americana è a questo punto. Solo nel 1803 l'America aveva cambiato di molto i suoi confini con quella che passa alla storia come la Louisiana Purchase, l'acquisto della Louisiana.
Ma la Louisiana non era il piccolo stato che si trova adesso qua in fondo, in questo punto della mappa. No, era un territorio molto, molto più vasto. Pensate, 2 milioni di chilometri quadrati. Se ci pensate, l'Italia sono 300.000 chilometri quadrati. Perché l'acquisto della Louisiana? Perché nel 1803 un grandissimo politico americano come Thomas Jefferson aveva concluso l'affare con Napoleone. Gli era stata venduta dalla Francia per 23 milioni di dollari il terreno della Louisiana, e in quel modo gli Stati Uniti avevano più che raddoppiato la loro estensione. La Francia aveva finanziato le proprie casse malandate, probabilmente malandate da una serie di guerre, molte delle quali non ben pensate, e in compenso perdeva allegramente il piede che teneva nel continente americano, con una sottovalutazione gigantesca. Insomma, per una nuova potenza globale di oggi c'è spesso la miopia di una potenza di ieri, in questo caso l'Europa. Ecco il viaggio di Alexis de Tocqueville, lo vediamo iniziare sulla mappa e lo vediamo arrivare. Vede per la prima volta New York dopo un viaggio che nell'aprile del 1831 lo fa vedere sbarcare negli Stati Uniti dopo 35 giorni di navigazione. Resterà fino al febbraio del 1832, 10 mesi. In 10 mesi i due amici e compatrioti vedono praticamente tutto quello che c'è da vedere degli Stati Uniti di allora. La loro prima vista, lo dicevamo, è New York, ma dopo i giorni di navigazione è a Newport che sbarcano. Visiteranno poi Albany all'interno dello Stato e lì Alexis de Tocqueville assisterà alla festa del 4 luglio e resterà colpito, veramente ammirato dalla esibizione di patriottismo e di civismo degli americani. E poi da lì Buffalo e poi ancora verso ovest Detroit. E da Detroit incontreranno gli indiani al limite estremo della civilizzazione occidentale dell'epoca, che era il Michigan con Saginaw. Da lì torneranno indietro, visiteranno il Canada, quella piccola Francia che risponde ai nomi di Montreal, di Montreal e di Quebec City, e poi da lì ancora scenderanno prima a Boston e poi a Filadelfia, con le sue tradizioni di pluralismo religioso e le istituzioni antischiaviste, e poi a pochi chilometri relativamente da Filadelfia a Baltimora, che era invece la porta del sud e dove invece lo schiavismo permaneva. Ma sentiamo cosa dice Tocqueville proprio dello schiavismo e della schiavitù. Il cristianesimo aveva distrutto la schiavitù. I cristiani del secolo XVI l'hanno ristabilita. Essi l'hanno tuttavia ammessa solo come un'eccezione nel loro sistema sociale e hanno avuto cura di restringerla a una sola delle razze umane. Hanno fatto così all'umanità una ferita meno larga, ma infinitamente più profonda. Una cosa è sicura: fin dall'inizio l'interesse per il sistema penitenziario sarà in Alexis de Tocqueville grandemente scavalcato dall'interesse e dalla curiosità viscerale che prova per la società americana. Toccano 17 stati su 24 di quella giovane nazione. Viaggeranno da Baltimora nel grande West, nel West di allora, da Cincinnati a Nashville e da Memphis al sud estremo di New Orleans, constatando con i loro occhi la velocità frettolosa della colonizzazione portata avanti da imprenditori frenetici. La civiltà americana, scrive Tocqueville, procede per iniziative di singoli individui, non di grandi piani dall'alto. Mostra un'espansione verso ovest che al tempo, nelle stampe, nei dipinti dell'epoca, era rappresentata da fili elettrici, ferrovie, carovane, predicatori. La frontiera è questo, è civilizzazione, è tecnologia ed è anche evangelizzazione. Ho visto, scrive, degli americani associarsi per inviare sacerdoti nei nuovi stati dell'Ovest e fondarvi scuole e chiese.
e si temono che la religione si perda in mezzo alle foreste e che il popolo che nasce non possa essere libero come quello da cui è uscito. Ho incontrato dei ricchi abitanti della Nuova Inghilterra che abbandonavano il paese natio per andare a gettare sulle rive del Missouri o nelle praterie dell'Illinois i fondamenti del cristianesimo e della libertà. Per esempio, Plutarco, che era greco, aveva raccontato nei tanti libri delle sue vite parallele alcuni caratteri romani, mettendoli a confronto con caratteri greci, dei secoli passati si intende, quindi per esempio Pericle e Quinto Fabio Massimo, oppure Temistocle e Cicerone, ma lo aveva fatto molto dopo, lo aveva fatto nel primo secolo dopo Cristo. Lontano quindi dalla Grecia classica, ma soprattutto quando Roma era ormai una grande potenza consolidata e la Grecia era definitivamente diventata una sua provincia. In altre parole, i rapporti di forza tra Roma e la Grecia si erano ribaltati, ma restava una grande aura di influenza culturale. Gli Stati Uniti erano ancora giovani quando Tocqueville li visita e non paragonabili alla potenza europea ancora. Tuttavia, come la Grecia ai tempi di Plutarco rispetto a Roma, l'Europa era rispetto all'America la grande sorgente di cultura, di storia e di civiltà, come la Grecia rispetto a Roma era imparagonabile il prestigio che l'Europa deteneva rispetto alla giovane nazione americana, l'incredibile eredità di riflessione e di pensiero che portava rispetto all'esperienza nuova della civiltà con cui era a confronto. Tocqueville era un aristocratico che viaggiava negli Stati Uniti e quindi potete capire che il libro di Tocqueville, per quello che abbiamo appena detto, ha un grande merito tra i tanti. Il suo rappresenta uno dei primi casi in letteratura e in politica in cui un europeo non guarda con disdegno, con attitudine sprezzante, con paternalismo o semplicemente con superiorità gli Stati Uniti d'America. Per fare un esempio, vediamo cosa scriveva in quegli stessi anni. Nel 1832, quindi proprio mentre Tocqueville è negli Stati Uniti, la proto-socialista Frances Trollope sugli americani. Da quello che io ho scritto, desumerete che io non amo l'America. Io non amo gli americani, non amo i loro principi e i loro costumi e non mi piacciono le loro opinioni. Un giudizio privo di gradi di valutazione. Tocqueville non si ferma ai giudizi o ai pregiudizi estetici. Osserva innanzitutto che nel 1830 gli Stati Uniti avevano consolidato il loro regime democratico. Erano nati nel 1776, sopravvissuti a due guerre con la loro antica ex madrepatria inglese e a questo punto il loro sistema appariva solido, stabile. La democrazia come sistema era dunque una realtà. E non solo negli Stati Uniti, in Inghilterra, che era in fondo la più antica democrazia del mondo, il suffragio andava allargandosi. In Francia, il regno di Luigi Filippo d'Orléans dava inizio a un periodo animato da principi di apertura costituzionali e democratici. Tocqueville fa la somma di questi aspetti e crede fermamente in tale espansione della democrazia. Ci crede e ci scommette come ovvia tendenza degli anni a venire. Tocqueville non vede, insomma, negli Stati Uniti una degenerazione dei sistemi europei o un errore, ma il probabile avvenire dell'Europa. E scrive: «Vi è un paese al mondo in cui la rivoluzione democratica si è compiuta in modo semplice e facile. Gli emigrati che si stabilirono in America al principio del XVII secolo liberarono il principio democratico da tutto ciò che nella vecchia Europa lo soffocava e lo trapiantarono nel nuovo mondo, dove è cresciuto liberamente. Mi sembra fuori di dubbio che presto o tardi arriveremo anche noi, come gli americani, all'eguaglianza delle condizioni». Thank you.
La democrazia in America, De la démocratie en Amérique, è pubblicato in due libri, il primo nel 1835, il secondo nel 1840. Ha scritto un grande storico progressista americano, Eric Foner, in un bel libro che si intitola Storia della democrazia americana e che in Italia è pubblicato da Donzelli. In un paese che non aveva basi tradizionali di appartenenza nazionale, vicini, potenti e minacciosi, unità storica, etnica, religiosa e culturale, erano le istituzioni politiche democratiche a definire la nazione. È un bel concetto, ed è esattamente quello che ha in mente Tocqueville. Per definire la Francia o la Germania si ricorreva, ad esempio, a una lingua comune. Per l'Inghilterra, oltre alla lingua, alla corona regnante e alla religione di Stato, l'anglicanesimo, dimenticandosi magari di qualche lingua regionale anche importante. Per la Spagna, che di lingue regionali ne aveva moltissime, al cattolicesimo. Ma un paese democratico e plurale, come gli Stati Uniti, da cosa poteva essere definito, si chiede Tocqueville? Solo dal suo sistema di governo. La democrazia equivale alla sua identità, la sua identità equivaleva alla democrazia. Ecco cosa disse una volta Lincoln di Henry Clay, un grande patriota americano. Ha amato il suo paese in parte perché era il suo paese, ma soprattutto perché era un paese libero. Il primo volume dell'opera, Tocqueville lo dedica a descrivere il funzionamento della democrazia statunitense. Ci sono, questa partizione è netta, si capisce mentre lo si legge. Il primo è più schematico e più sistematico. C'è un'organizzazione amministrativa federale, evidentemente, con città, contee, stati, gli effetti del decentramento amministrativo e così via. Poi c'è il potere giudiziario, la Costituzione americana e ancora i partiti politici e la libertà di stampa e così via. Il secondo volume di Tocqueville è forse quello, dal nostro punto di vista, ancora più interessante e soprattutto più precorritore. Tocqueville, infatti, nel secondo si occupa degli effetti che la democrazia e il sistema democratico produce sulla società e sulla cultura americana. In altre parole, fa un'operazione che è a tutti gli effetti una delle prime operazioni di sociologia, nel senso moderno. Si occupa dell'influenza della democrazia sul movimento intellettuale degli Stati Uniti, sui sentimenti degli americani, sui costumi, ovvero sulle abitudini quotidiane, e infine sulla società politica. Un aspetto affascinante, a pensarci bene, è quindi che Tocqueville pensa alla democrazia non solo nel suo funzionamento come se fosse il meccanismo di un orologio, ma nelle trasformazioni che induce nelle persone. Come vivono i democratici rispetto a noi, si chiede? Qual è l'effetto della democrazia sulle persone? È la domanda che si pone e alla quale prova a dare una risposta. Molte delle osservazioni di Tocqueville sono in un certo senso note. Molti di noi le conoscono già perché hanno letto il libro, molti altri le conoscono senza necessariamente aver letto analiticamente Tocqueville, perché sono entrate ormai nella coscienza e nella cultura comune. Altre, ed è quelle di cui parleremo insieme alle prime questa sera, sono più oscure, più sinistre e anche in fondo più affascinanti. Alla luce del sole, molto noto per esempio l'elogio che Tocqueville fa della separazione tra Chiesa e Stato. Scrive: alleandosi a un potere politico, la religione aumenta il suo potere su alcuni uomini, ma perde la speranza di regnare su tutti. Poi Tocqueville riflette sul concetto di eguaglianza. La democrazia americana, spiega, crea negli individui non solo un desiderio di eguaglianza, ma anche una effettiva eguaglianza di condizioni. Pensate alle mappe delle città americane in contrasto con quelle europee. Allora, nell'Europa di allora, e per la verità ancora in buona parte dell'Europa di oggi, le città sono accentrate su chiese e castelli. Viceversa, in America, guardare dall'alto una città ci restituisce una griglia, spesso, perfetta, ortogonale, egualitaria, delle strade, di chiaro stampo classico e romano in particolare. In Europa, il signore della città regna, come il Leviatano di Hobbes, nel cuore della fortezza, che è a sua volta spesso il cuore della città. È un grande occhio che osserva i sudditi e che si preoccupa che i sudditi non si facciano del male tra loro, perché in quel caso penserà lui a fare del male, a comminare la giustizia a chi si comporta non secondo le leggi. Dall'altra parte, invece, nella griglia americana
succede qualcosa di diverso. Proprio in quegli anni, spiegano gli studiosi di sociologia, si ha nella metà dell'Ottocento un rituale che i sociologi hanno studiato come promenade. La promenade, soprattutto a Manhattan, ma non solo, la classe media e borghese delle città fa lunghe passeggiate, soprattutto nei giorni di festa, e ci si sta insieme, si sta a braccetto, ci si osserva, ci si saluta. In apparenza potrebbe sembrare semplicemente un sistema per stare insieme, per incontrarsi. In realtà c'è qualcosa di più sottile e forse di un po' più perverso. È un modo, in qualche misura, per sorvegliarsi, per controllarsi. Ove in Europa il Leviatano stava in un centro e osservava tutto, nei sistemi democratici come l'America il Leviatano è interiorizzato. È dentro ognuno dei cittadini che si fa al tempo stesso sorvegliato e controllore di ciascuno degli altri. E forse nell'epoca dei social network tutto questo non ci suona così strano. Poi c'è il celebre passaggio di Tocqueville sulla tirannia della maggioranza. Io, scrive, considero empia e detestabile questa massima, che in materia di governo la maggioranza di un popolo ha diritto di far tutto. Ciò che io rimprovero di più al governo democratico, come è stato organizzato negli Stati Uniti, non è, come molti credono in Europa, la debolezza, ma al contrario la sua forza irresistibile. Quello che più mi ripugna in America è la scarsa garanzia che vi è contro la tirannide. E anche in questo, quando spesso si equivoca la democrazia con il solo momento elettorale in cui si mettono i voti e le schede dentro nell'urna del voto, Tocqueville aveva previsto qualche cosa che si sarebbe sempre più verificata nel corso degli anni a venire. Per rimediare a questo rischio, Tocqueville mette in campo un elenco di antidoti, di contromisure. Primo, indica un potere centrale politico elettivo che sia attivo e forte, scrive. E poi un potere giudiziario che salvaguardi i meccanismi di funzionamento della democrazia e infine la libertà di stampa, terzo e fondamentale cardine del sistema di controllo democratico sulla tirannia della maggioranza. Ancora, tra le osservazioni che sono ben note di Tocqueville, una società egualitaria, spiega, tende a sviluppare una naturale tendenza al livellamento che diventa aggressività verso tutte le differenze. Soprattutto la superiorità culturale viene fatta oggetto di aggressività, anche quando è connessa a reali meriti, i meriti di un professore, i meriti di un insegnante. È il forte movimento anti-intellettuale degli americani. Ecco che, nota Tocqueville, gli americani spesso si mostrano diffidenti o sprezzanti verso tutti coloro che hanno una competenza, come un medico o uno scienziato. In altre parole, anche se ho studiato legge o ingegneria per 10 anni, non necessariamente, secondo gli americani, o l'americano medio, avrò più autorità o più autorevolezza in materia di uno che non l'ha fatto. E così la democrazia può trasformare la sana ribellione contro il potere che opprime le persone in una meno sana ribellione verso ogni forma di autorità o, meglio, di competenza. Ed è precisamente quello che Tocqueville nota nel libro. E qui, concorderete, iniziano a scintillare alcuni riflessi strani e inquietanti. Siamo come in una navicella spaziale. Tocqueville si fa improvvisamente vicino, vicinissimo a noi, a certi problemi che viviamo oggi tutti i giorni, con il controllo della competenza e dell'autorevolezza. La competenza, la scienza, il riconoscere un'autorità a chi ne sa più di noi. Teniamoci forte, perché adesso si comincia a tremare. Quello strano animale che, agendo, crea dei mostri che possono divorarla dall'interno. Volendo semplificare brutalmente, speriamo che Tocqueville ci perdonerà, è questo il ritratto che fa della democrazia. Questo libro
come è un'analisi evidentemente dei rischi che corre la democrazia, non dei rischi che la democrazia fa correre agli stati, sono i rischi che sono all'interno di esso stesso, del sistema. E innanzitutto, eccolo, la democrazia porta al materialismo, avverte Tocqueville. Nell'Ancien Régime, come peraltro in tutte nella gran parte dell'Europa di allora, le posizioni sociali erano estremamente fisse e difficilmente modificabili. In modo differente dalla Francia, gli americani tendono a giudicare tutto sulla base di una sola cosa, il denaro. Ma non lo fanno, evidentemente, per un'innata forma di venalità o perché al denaro attribuiscano necessariamente, oltre al suo valore materiale, anche un potere mistico. Qualcuno lo penserà più avanti, ma non è ancora questo il momento. Il denaro, spiega Tocqueville, è così importante perché gli americani percepiscono come realmente possibile cambiare la propria condizione e il proprio destino in una democrazia solo attraverso un mezzo, il duro lavoro e quindi il guadagno. Ovunque, scrive, il materialismo è dannoso, ma lo è particolarmente nelle democrazie, perché lì si allea a meraviglia con le debolezze ad esse più familiari. Perciò guardatevi dall'estirpare una religione che abbia preso radici in una democrazia, anzi, cercate di mantenerla come il prezioso retaggio dei secoli aristocratici. C'è un'altra cosa che è affascinante, che interviene nella riflessione di Tocqueville in questo momento e passa sotto il nome di melanconia, la melanconia delle democrazie. Il vecchio sistema europeo, l'abbiamo appena detto, era così ingiusto e in così tanti modi e in maniera così radicale che offriva perlomeno a chi viveva in condizioni di miseria o di povertà, ed era ovviamente la grande maggioranza della società, una libertà, che era una sorta di rassegnazione, di tranquillità, perché queste persone sapevano che non avrebbero mai potuto cambiare la propria condizione, e questo è un pensiero triste ma assai confortante. Vi dice qualcosa, tristezza e conforto. Pensiamo al comunismo in Jugoslavia o nei sistemi del Patto di Varsavia, in Germania dell'Est in particolare, pensiamo a un film come Goodbye Lenin che ce lo mostra in maniera icastica. Invece in America, dove vige la democrazia, è difficile rassegnarsi a quella cosa chiamata destino. Ho visto in America uomini liberi, colti, posti nelle situazioni più felici che si possano immaginare, e mi è parso che una nube velasse abitualmente i loro volti. Essi parevano gravi e tristi, persino nei piaceri. Cosa singolare se si pensa con quale accanimento gli americani cerchino il benessere. Vi sono negli Stati Uniti degli individui che costruiscono con cura una casa per trascorrervi la vecchiaia e la vendono appena coperta. Altri che piantano un giardino e l'affittano proprio quando stanno per ricavarne i frutti. Altri ancora che dissodano un campo per poi lasciare ad altri la cura del raccolto. Cominciano una carriera e la lasciano. Si fissano in un posto e se ne vanno subito per portare altrove i propri desideri. E appena si trovano a riposo, si lanciano nel turbine della politica. Le vacanze stesse vengono trascorse in viaggi lontani, che ogni giorno fanno trascinare per centinaia di chilometri la voglia di distrarsi dal benessere attuale. Sopravviene infine la morte ad arrestare, prima che ne siano stanchi, questa ricerca inutile di una felicità completa che loro sfugge. L'eguaglianza, poi, aprendo a tutti tutte le carriere, eccita le ambizioni. Ed è inevitabile perciò che se le più grandi disparità non colpiscono gli animi in tempo di ineguaglianza, quando regna l'eguaglianza, anche le più piccole li inaspriscono. Di qui l'inquietudine della società americana. E questo, Tocqueville, è un ritratto che inizia a fare del suo paese, ma che così bene, così fortemente si avvicina al ritratto che potremmo fare di così tante nostre esistenze nelle democrazie di così tanto tempo dopo. Inquietudine, abbiamo detto. E oltre all'inquietudine si affaccia una cosa che rispetto all'inquietudine fa ancora più paura, e si chiama frustrazione. Tocqueville prosegue: quando sono abolite tutte le prerogative di nascita e di fortuna, quando tutte le professioni sono aperte a tutti e uno può arrivare con le sue sole forze all'apice di esse, davanti all'ambizione degli uomini sembra aprirsi un campo immenso e facile, ed essi immaginano volentieri di essere chiamati a grandi destini. Ma è una concezione fallace che l'esperienza corregge ogni giorno. Quando la disuguaglianza è la legge comune di una società,
finisce che le diverse, anche grandi disuguaglianze non colpiscono l'occhio. Quando invece tutto è all'incirca allo stesso livello, l'occhio è ferito anche dalle più piccole. Ecco le cause cui va attribuito il singolare disgusto per la vita che a volte colpisce gli americani nel pieno di un'esistenza agiata e tranquilla. Avete notato questo importante nesso logico? Il disgusto per la vita. Potremmo dire con un termini più moderni il disprezzo per il sistema. La rabbia cieca e fanatica che nasce nei cuori stessi di coloro che tutto sommato stanno meglio, che finalmente conoscono una parte delle possibilità del progresso materiale, ma che magari non riescono a raggiungere come vorrebbero. Questo è un collegamento che evidentemente non abbiamo notato noi, ma che ha notato recentemente lo studioso Gérald Bronner. Si chiama frustrazione. Più grandi sono le promesse che una società fa ai suoi cittadini, più grande è la delusione e quindi la rabbia, il risentimento, il rifiuto che scatena. Ecco forse come nascono i fanatici e gli integralisti, magari persino gli integralisti religiosi, chissà. Questo è valido anche per chi ai giorni nostri decide di punto in bianco di arruolarsi nelle file del terrorismo globale, per chi si converte al fanatismo, appunto all'integralismo religioso o politico come è stato per buona parte del Novecento. Spesso proprio questo soggetto non proviene da condizioni particolarmente disagiate, né è un pazzo. Dunque perché diventa quello che diventa? Tocqueville forse ci dà una chiave in più per capire questo. Basti qui un'immagine, la guardiamo insieme. Appoggiati a un'automobile, in una foto del 1971 scattata in Svezia, c'è un gruppo di giovani allegramente vestiti da hippie, con i vestiti colorati, gli immancabili pantaloni a zampa, qualche borsetta e un bel negozio di moda sullo sfondo. Intravediamo anche una macchina di immancabile colore rosa. Le ragazze sono vestite all'occidentale e hanno tutto il capo scoperto. Lo dico perché questa è una famiglia araba. E in questa famiglia molto ricca, aperta e cosmopolita, tra i ragazzi c'è sulla destra un capellone particolare. 40 anni dopo morirà mentre si nasconde tra le montagne del Pakistan, dopo aver progettato attentati sanguinari. Il suo nome forse già lo conoscete, si chiama Osama Bin Laden. Abbiamo parlato della navicella spaziale di Tocqueville. La messa a fuoco del futuro che fa questo straordinario autore non è finita qui. Che cos'è che aveva, se ricordate, fulminato Houellebecq all'inizio di questo incontro, che ha fulminato il sottoscritto quando ho letto la prima volta Tocqueville e che penso che fulminerà anche voi? A un certo punto della sua narrazione, che di solito, come abbiamo visto, è improntata al passato e al presente in un continuo rincorsa e confronto con i grandi strumenti della sua cultura umanista, Tocqueville fa un imprevisto cambio di passo. È verso la fine del libro, però è uno dei passaggi più memorabili di questo libro. Guarda dritto nel futuro. Sentite qui. Se cerco di immaginare il dispotismo moderno, vedo una folla smisurata di esseri simili e uguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piaceri piccoli e volgari con i quali soddisfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi in disparte, è come straniero al destino di tutti gli altri. Il resto dei cittadini è lì, accanto a lui, ma non li vede. Li tocca, ma non li sente affatto. Vive solo in se stesso e per se stesso. E se esiste ancora la famiglia, già non vi è più la patria. Com'è ben scritto, terribile e splendido questo passaggio, vero? Houellebecq, come contrappunto a questo pensiero, con il suo noto pessimismo cosmico, a questo punto dice, in realtà quando scrive Tocqueville questo c'era la famiglia,
ma non c'era più c'era ancora la famiglia, ma non c'era più la patria. Adesso si potrebbe dire che non c'è più nemmeno la famiglia, ma a seconda della valutazione sul nostro tempo e il tempo di allora, possiamo vedere un'immagine che si rischiara, che si fa più nitida la fotografia che a noi stessi ha scattato allora Tocqueville, in questa pagina scritta tutto sommato così tanto tempo fa. Ma seguiamo il filologico, che è al tempo stesso magnifico e allucinante, di Alexis de Tocqueville. Continuiamo ad ascoltarlo nel suo ragionamento. A di sopra di questa folla, scrive, vedo innalzarsi un immenso potere tutelare, che si occupa da solo di assicurare ai sudditi il benessere e di vegliare alle loro sorti. È assoluto, minuzioso, metodico, previdente e persino mite. Assomiglierebbe a un padre se avesse come scopo, come lui, di preparare gli uomini alla virilità. Ma al contrario di un padre, non cerca che di tenerli in un'infanzia perpetua. Lavora volentieri al loro benessere, ma vuole esserne l'unico agente e regolatore. Provvede alla loro sicurezza e assicurare i loro bisogni, facilita i loro piaceri, tratta i loro principali affari, dirige le loro industrie, regola le loro successioni, divide le loro eredità. Non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere? Avete i brividi, come me? È questo il cuore di tenebra della democrazia in America. Avevamo cominciato con i velieri che si levavano sull'Atlantico, con la luce abbaccinante che doveva colpire chi per la prima volta vedesse il continente americano. Quella luce che aveva visto Tocqueville, che era la stessa che illumina alcune delle pagine più belle, quasi 100 anni più tardi, del Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, quando dice che i pionieri dovevano avere visto affacciandosi a quel seno verde che era Manhattan, il luogo che per primo poteva soddisfare o essere ancora all'altezza della loro capacità di meraviglia. Avevamo iniziato con questa visione lieta e luminosa e chiudiamo con questa preconizzazione cupa e oscura di cosa? Il passaggio culmina così. Così, ogni giorno, questo potere rende meno necessario e più raro l'uso del libero arbitrio, restringe l'azione della volontà in più piccolo spazio e toglie a poco a ogni cittadino perfino l'uso di se stesso. Così, dopo aver preso a volta nelle sue mani potenti ogni individuo e averlo plasmato a suo modo, il sovrano estende il suo braccio sull'intera società. Ne copre la superficie con una rete di piccole regole, complicate, minuziose e uniformi, attraverso le quali anche gli spiriti più originali e vigorosi non saprebbero come mettersi in luce e sollevarsi sopra la massa. Esso non spezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige. Non distrugge, ma impedisce di creare. Non tiranneggia direttamente, ma ostacola, comprime, snerva, estingue, riducendo infine la nazione a non essere altro che una mandria di animali timidi e industriosi, della quale il governo è il pastore. Ho sempre creduto che questa specie di servitù regolata e tranquilla che ho descritto non sia impossibile che si stabilisca anche all'ombra della sovranità del popolo, ovvero della democrazia. Che cosa c'è scritto in quest'ultime righe? C'è un grande fratello? E quindi c'è Orwell dietro di lui con il suo genio. C'è Ray Bradbury, che in Fahrenheit 451 dà vita a un regime in cui i libri, e quindi la cultura, e quindi la libertà sono banditi. Oppure c'è, in una profezia che sarebbe davvero notevole, il totalitarismo novecentesco tout court, quello reale, non quello dipinto dai libri. O ancora, forse c'è la tecnocrazia che già sviluppa le nostre vite. C'è l'Occidente iperfinanziarizzato, quello in cui le decisioni si prendono in centri oscuri, a Wall Street, nella City londinese, e i contorni apparentemente morbidi e dolci della nostra civiltà nascondono un furto di sovranità delle persone. O ancora c'è il trionfo della burocrazia, che conosciamo in Italia, della costrizione più kafkiana forse che weberiana della libertà, in infinite pratiche, rivoli, uffici. Sta evidentemente a noi, che siamo lettori di Tocqueville, a ciascuno di noi trovare la risposta che preferiamo. Un grande libro, come questo che abbiamo raccontato questa sera, si chiude simbolicamente con grandi domande che restano aperte. E a queste domande finali resta confinata la cultura liberale dello scetticismo che è riflessa in Tocqueville, l'arte del dubbio.
Nelle mille domande che Tocqueville si pone e alle quali si rifiuta di dare risposte fallaci e provvisorie, sta infine l'amore che questo autore prova per la democrazia. E l'amore per la democrazia coincide a ben vedere con la suprema paura che il governo del popolo, dal popolo e per il popolo, possa un giorno scomparire. Grazie. Jan Feldmark ai disegni. Ed Elis Peletto alle musiche.